Ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona Barcalcio, video in notturna. Che bello! Allora, diamo le buone nuove anche quest'oggi, anzi questa sera, questa notte o questa mattina per tu che lo vedrai di mattina davanti al tuo cornetto, caffè o cappuccino. Ah, che buona! Un pezzo anche per me, grazie! Allora, notizie dal mondo Bologna, ovviamente in primis di calziomercato, perché qualcosa si muove oppure no, adesso lo vedremo e lo vediamo assieme. E promesso concesso, grazie! Bene, allora, prima di iniziare, iscrizione, condivisione, mi piacino, ripromesso e riconcesso, grazie! Iniziamo! Logan Costa, la situazione si complica drasticamente, l'avevamo già raccontato nei giorni scorsi, si è inserito anche un club inglese, il Newcastle, ma soprattutto il problema non è tanto questo quanto la società di appartenenza del Logan Costa, ovvero il Tolosa. Allora, inizialmente si diceva che tra Tolosa e il Bologna scorressero buoni rapporti per la chiusura, no, dell'affare Dallinga, però insomma i buoni rapporti ci sono fino a tanto quanto si fa vedere la moneta, ok, allora dopo si dà il cammello. Il Tolosa, così come ha fatto per Dallinga, vuole soldi tonanti e profumati tutti subito possibilmente, in quanto anche per il Logan Costa chiede 15 milioni di euro. Addirittura in queste ore, in questi giorni, si è parlato di una cifra totale che si aggira attorno ai 20 milioni come richiesta da parte del Tolosa. A me sembra un po' di mondi, mi sembra anche un po' strano che da quanto si vince dai rotocalchi il Bologna si possa essere spinto sulla cifra dei 15 milioni. Io sinceramente ci credo il giusto, poi per carità niente è impossibile, però io ci credo il giusto. E allora il Bologna, guarda caso, nonostante non si narrasse che tra Bologna stesso e l'entourage di Logan Costa già tutto fosse apparecchiato sulla base di 1 milione circa di euro stagionali al Zugador, il Bologna, guarda caso, sta guardando in maniera vigorosa alle alternative. E dunque, sempre stando a Gianluca Di Marzio, il Bologna starebbe vagliando la prima alternativa a Logan Costa, che voglio già ricordare essere già la prima alternativa all'Hummels. Ci siamo, quindi Hummels è il piano A/1, Logan Costa è il piano A/2, adesso siamo all'obiettivo A/3 forse. Perché dico così? Perché sempre stando a Gianluca Di Marzio, il Bologna si sarebbe mosso in maniera formale, dunque quando si dice formale, avrebbe quantomeno, io penso, avanzato una prima proposta a Lille, che è la società proprietaria del difensore Alexandro, ok? Brasiliano di 24 anni, che proprio oggi è avanzato con la propria società il Lille nel turno preliminare di Champions League, qualificandosi dunque, e questo potrebbe mettere delle difficoltà ulteriori alla trattativa, in quanto sembrava poter trovare un esito maggiormente favorevole laddove il Lille si fosse fatto eliminare. Invece Lille ha eliminato, se non sbaglio, la squadra turca del Fenerbahce, nonostante quest'oggi mi pare abbiano perso, ma in virtù dell'andata hanno vinto perché sono passati loro, e dunque anche l'affare Alexandro potrebbe vivere delle difficoltà dal punto di vista effettivo della situa. Quindi stiamo a vedere se spunterà per caso anche l'opzione A/4, in tempi non sospetti si sarebbe chiamato opzione D, però guai chiamarle qua a Bologna opzione D, si chiamano A/qualcosa. Vediamo fino a quale alfabeto possiamo spingerci. Bene, detto questo, centrocampista, sto pensando, sì, si sta parlando anche qua di qualche soluzione. Torsverd, quello del Sassuolo, è sempre la pista più facilmente a fine mercato prendibile, perché se si farà sicuramente, quasi sicuramente si parlerà di fine mercato, vuoi perché in uscita potrebbero anche esserci qualcuno dei nostri, vedi ad esempio Nicola Moro, che si vocifera possa interessare in Croazia l'Hajduk di Spalato. Stiamo a vedere la squadra di Ringo Gattuso, che tra parentesi ho sentito che ha messo fuori rosa proprio in questi giorni Ivan Perisic. Bene. E poi insomma i soliti noti, oggi è rispuntato un nome che è già spuntato 2 anni fa, l'anno scorso, tale Franks del Wolfsburg, che ha soggiornato mi pare 2 anni fa anche al Milan non lasciando tracce di sé. È per me un enigma in questo giocatore, in quanto il Wolfsburg stesso sembra voglia richiedere una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro, quando mai il Bologna potrebbe sborsare una cifra per Franks. A questo punto io dico veramente andiamoci a prendere Torsvet, che ne costa di meno e sappiamo cosa ci può dare se un altro nel calcio italiano. Sì, sono quelle cose che secondo me lasciano il tempo che trovano e sono più di stampo giornalistico che veritiero. Detto questo, invece voglio
soffermarmi su un particolare che è quello di Coop Miners, perché fa scuola, secondo me, anche per il Bologna. In che senso? Io sono contento che da un certo punto di vista l'Atalanta stia facendo come può muro riguardo alla situazione Coop Miners, e empatizzo veramente tantissimo con la società bergamasca che si è ritrovata in una situazione veramente di cloaca. Ok, di cloaca, di merda, detta come va detta, bene, e perché non è più un segreto, Coop Miners ha sbottato, addirittura ha fatto pervenire un certificato medico alla società di stress, per cui veramente ferri cortissimi, comportamento ignobile, ma in sostanza che cosa significa? Coop Miners vuole andare via e vuole andare alla Juve, e però l'Atalanta si sta muovendo in una maniera che mi piace, perché prima di cedere il giocatore alla Juventus, perché sarà inevitabile, si parla addirittura sotto banco di un accordo già trovato tra Juve e Atalanta, ma ci sarebbe, no, a sentire i guru del calciomercato, un patto di riservatezza dopo il polverone sollevato in questi giorni, per cui sia la Juve sia l'Atalanta si sono trinserati in un silenzio atomico. E guarda che silenzio, se persino noi qua su questo canale ne stiamo parlando, missione compiuta, mi verrebbe da dire da parte loro. Però dove sta l'inghippo? L'inghippo sta che, nonostante ci sia un accordo di cifre, no, mi pare sui 50 più 5, cioè totale 55 milioni, la cifra che la Juventus dovrà sborsare all'Atalanta, ci sia già da tempo un accordo con il giocatore per l'ingaggio, ma l'Atalanta non darà il via libera definitivo fino a che non avrà il sì definitivo del sostituto di Coop Miners, che l'ha individuato il Matt Oriley, quel centrocampista di cui parlavamo già da un anno a questa parte qua, anche per il Bologna. E questa è bella, secondo me, come spizzata, perché noi adesso, ad esempio, perché ne parlo? Siamo qua, abbiamo venduto proprio più o meno sui generis a queste cifre, no? 45 più 5, quindi totale 50, il difensore Calafiori all'Arsenal, e noi adesso siamo qui che ci chiediamo: ma riusciremo? E in che maniera riusciremo a trovare il sostituto adesso di Calafiori? Guarda, l'Atalanta, ripeto, cederà quasi sicuramente Coop Miners, ma lo cederà in maniera definitiva solo quando avrà il sostituto. Ergo, dico io, se il sostituto non si dovesse trovare nel campo di una settimana, magari l'Atalanta tratterrà Coop Miners ancora per una settimana. Poi non so se per farlo giocare o meno, non penso, perché lui, poverino, ha un certificato ovviamente di massimo stress dall'alto dei suoi milioni di euro che guadagna annualmente là a Bergamo, stipendiato profumatamente, però sappiamo come sono i giocatori sono fragili, bisogna capirli, è uno sport veramente stressante. Anche io con tutti quei soldi sarei stressatissimo. Detto questo, però, insomma, io la mia preoccupazione è, perché ho detto questo, noi siamo qui che brancoliamo nel buio, a quanto pare. Poi sicuramente Sartori ci smentirà, magari domani stesso, facendo campeggiare sul sito del Bologna l'acquisizione. Di quale difensore vorresti? Quello forte, quello più forte di tutti? E noi saremmo tutti qua contenti a fargli dei punti d'oro. Però siamo qui che stiamo ballando tra l'altro tra dei nomi che, perdonatemi, scaldano il cuore fino a un certo punto, perché insomma, Logan Costa, cioè eravamo passati da Hummels, wow, fantastico obiettivamente. Poi siamo andati a Logan Costa, che è già qui. Poi adesso parliamo di un 24enne del Lille di nome Alexandro. Non è che Alexandro del Lille sia chissà che esaltazione, anche perché mi sono un attimo documentato e informato, pare essere l'antitesi riguardo a quello che era Calafiori, cioè Calafiori era un impostatore, uno bravo di piede, invece a quanto pare Alexandro è più un marcatore, uno che sta in difesa e quant'altro, quindi, e non sa, viene raccontato come un non impostatore, quindi insomma c'è pur di piede sinistro, questo bisogna darglielo, però insomma non sembra proprio l'alter ego perfetto di Calafiori stesso, e insomma la situazione. Poi chicca delle chicche, che ci siamo tenuti dulcis in fundus, la roba di Ndoye, che adesso se ne parla, non se ne parla, se ne parla un giorno sì, non se ne parla 2 giorni, se ne parla un giorno sì, non se ne parla 3 giorni, poi non vorrei che tacca la fine del mercato. Ecco, venuto, mica tanto. L'hai capita, inculata. Nel senso che Ndoye, a quanto pare, continuano i mal di pancia. E il Bologna dice: nessuna preoccupazione, il giocatore da qua non si muove. Ha avvisato l'entourage, ha avvisato il giocatore, non lo vendiamo. Poi però cosa succede? Nella stessa giornata di ieri succede che a Manchester fanno sapere che il Bologna ha sondato Pellistri. Bologna non conferma, smentisce, non è vero. Poi però succede che a Napoli dicono che il Bologna abbia chiesto informazioni per Ngonge. Sono andati a Casteldebolo, hanno chiesto e hanno smentito. Nello stesso giorno, comunque nel giro di 24, massimo 48 ore,
Manchester giura di aver ricevuto un sondaggio su Pellisti da parte del Bologna. Ruolo alla destra. Napoli dice di aver ricevuto un sondaggio di informazioni per quanto riguarda Ngonge. Ruolo alla destra. Ndoye, che cos'è? Alla destra. Sarà mica una coincidenza che ci fa pensare che il Bologna non è poi così tanto sicuro di trattenere Ndoye fino alla fine del mercato? Punto di domanda e posto il laudo a sentenza. Staremo a vedere, perché se il Bologna fosse così tanto sicuro di riuscire a trattenerlo, sinceramente non vedo perché fare in gran segreto questi sondaggi. Forse ci può pensare alla luce di una mega iper maxi valutazione che ci verranno poi a dire. E mi verrete a dire, magari qualcuno di voi, dottore, 40 più 5, oppure ancora meglio, 45 più 5, prendo io a fine mercato, dottore, si mette una mano sul cuore. Non si poteva, era un'offerta che non si poteva rifiutare. L'avresti per caso tu rifiutata? Saresti stato così folle, scellerato da rifiutare un'offerta del genere? Meno male, c'è Sartori, non ci sei tu. Ok, detto questo, dunque, attenzione, perché se dovesse uscire Ndoye, Pellistri sarebbe una disgrazia. Ngonge sarebbe, secondo me, un altro passo all'indietro rispetto a quello che sia, cioè Ndoye. Però io spero che non sia vero, ecco, ne riparleremo. Spero che sia, l'abbiamo messa qua, ce la ricordiamo, speriamo che non succeda, però sapete, quando si incomincia a dire non succede, ti assicuro che non succede, e poi va a finire che delle volte succede. Ma noi rimaniamo, soprattutto a quest'ora della notte, positivi. Positivi, ragazzi, assolutamente. Tra meno di una settimana si inizia. Tra l'altro, Udinese è in brodo di giuggiole con l'entusiasmo. È tornato anche Sanchez. Hanno acquistato, come si chiama quello dell'Ajax, ex dell'Ajax, che avevo spizzato 2 o 3 anni fa. E che l'Ankep, una cosa simile. E che l'Enkempampe, e che l'Enkampa. Non me lo ricordo. Comunque, l'hai capito. Tu, che sei bravissimo, l'hai capito. Campionaccio pastorale sempre attivo. E noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar.